la senti questa voce. Chi canta il mio cuore, la varia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 135, buon martedì 30 aprile. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, mentre i biancorossi si riposano in attesa dell'ultimo turno di campionato, vale a dire la partita contro il Roccella, qui su Radio Biancorossa, come ogni martedì, è tempo di partite memorabili. Nella scorsa puntata abbiamo rivissuto Bari-Inter 2-1 del 18 dicembre 1999 insieme ad Alessandro Del Grosso. Oggi ci occuperemo invece di un match davvero, davvero unico, Bari-Monza 3-2 del 18 giugno 1989, una partita veramente unica, e lo faremo insieme ad un protagonista, anzi al protagonista di quella partita. E allora, non sarò solo neanche quest'oggi, con me anche questo martedì il collega Luca Deletteris. Ciao Luca. Ciao Nicola, ben ritrovato, un saluto a tutti i tifosi del Bari. I contatti per interagire con noi, il numero per le chiamate 388-636-3965, ripeto 388-636-3965 per le vostre chiamate, mentre per i messaggi WhatsApp 392-579-3945, ripeto 392-579-3945. Ma aspettiamo anche i vostri commenti, i vostri pareri e anche le vostre domande sulla nostra chat di Spreaker. Partiamo subito con i sondaggi, perché come ogni martedì ce ne sono due, c'è quello memorabile dove vi chiediamo se avete qualche suggerimento per qualche partita storica del Bari da rivivere qui su Radio Biancorossa, e poi ovviamente il sondaggio che riguarda il Bari dei giorni nostri. L'interrogativo che vi poniamo oggi è: secondo voi la pool scudetto sarà decisiva per il futuro di Cornacchini oppure le decisioni sono già state prese? Parla subito Luca Deletteris. Luca. Ma io sono dell'idea che può essere, diciamo, un fattore preso in considerazione dalla società, ma credo che comunque la scelta sia, diciamo, dettata in minima parte da questa manifestazione, piuttosto da che è stato l'andamento della squadra durante la stagione, la gestione del gruppo da parte di Cornacchini, tutta una serie, diciamo, di considerazioni che farà giustamente la società. Io sono d'accordo con quello che dici, però secondo me, siccome insomma è evidente, se ci fossero state delle idee chiare su Cornacchini, la società l'avrebbe già detto. Invece il presidente continua a prendere tempo, quindi è evidente che qualche dubbio c'è. Quindi la conferma, se fosse stata certa, l'avrebbero già detto ora, o quantomeno lo potrebbero anche annunciare subito dopo la partita contro il Roccella. Però al momento questa conferma non c'è stata. Credo che la pool scudetto, come detto anche ieri, possa avere una grande valenza, perché il Bari si andrà a confrontare con squadre che sulla carta sono dello stesso livello. Quindi secondo me sarà, visto che c'è indecisione, la pool scudetto potrebbe sciogliere le riserve da parte della società, della proprietà, ma soprattutto dei dirigenti che decideranno, quindi Giuntoli e Pompiglio, quindi capire se proseguire o meno con Cornacchini. Io resto sempre della mia opinione, al momento, ad oggi, prima della pool scudetto, credo che la conferma di Cornacchini sia la strada più ovvia e scontata, ma ripeto, vedremo un pochino cosa accadrà in questo mini torneo che avrà secondo me un'importanza fondamentale. Allora, visto che il campionato è concluso, caro Luca, credo sia arrivato il tempo di fare dei bilanci, o meglio ancora, delle pagelle di fine anno. Non l'abbiamo fatto fino ad ora perché c'era da celebrare la vittoria del campionato. Il campionato è concluso sia dal punto di vista matematico, manca solo questa partita con Roccella, che ovviamente ininfluente e quasi inutile come partita. Quindi reparto per reparto, calciatore per calciatore, proviamo a fare delle pagelle, delle valutazioni per quanto riguarda la stagione dei biancorossi. Ovviamente ci riferiamo a quelli maggiormente utilizzati. Allora, partiamo da Marfella. Il mio voto per lui è 6,5.
perché prima parte del campionato da spettatore non pagante, ma si faceva trovare pronto nelle occasioni nelle quali veniva chiamato in causa. Girone di ritorno con diverse incertezze, però finale in crescendo, quindi credo che un 6,5 possa essere un buon voto. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo sul 6,5, sulla valutazione di quello che è stato il suo andamento, diciamo, nell'arco di questa stagione. Ovviamente coinvolgiamo anche i nostri radioascoltatori, se siete d'accordo o non siete d'accordo con qualche valutazione, fatecelo sapere. Passiamo ai terzini, quindi andiamo a considerare sia i terzini destri che quelli sinistri. Aloisi 6, perché è partito alla grande, però poi si è un po' spento col passare delle giornate, complice anche l'infortunio, però non mi sento di dare più di 6, nonostante abbia mostrato delle buone qualità, però poi alla fine è calato anche in queste ultime partite. Turi 6,5 perché è vero che ha giocato poco, però l'ex FC Bari si è sempre fatto trovare pronto quando ha giocato, anche lui in un ruolo non proprio a lui congeniale. Bianchi 5 perché, nonostante le ottime credenziali, un giocatore impalpabile, mai sopra le righe, tanti errori, è vero ha giocato in un ruolo non suo, però non mi ha mai impressionato. Nannini 6,5 perché quando il ragazzo è stato utilizzato si è sempre fatto trovare pronto. Quagliata 6, un 6 di stima perché secondo me ha un potenziale ancora da scoprire. Quindi Luca, Luisi 6, Turi 6,5, Bianchi 5, Nannini 6,5, Quagliata 6. Sei d'accordo sì o no? Su quale valutazione no? Sì, sono d'accordo. Magari avrei dato mezzo voto in più ad Aloisi perché comunque prima dell'infortunio, che poi è il vero motivo per cui ha ridotto il proprio minutaggio, ha sicuramente dimostrato delle ottime qualità, quindi credo che sia giusto premiarlo per questo. Per il resto sono d'accordo, ci aggiungo un 6 anche per D'Ignazio, protagonista, sì, nella prima parte di stagione. Ah, l'abbiamo detto mesi fa, a me D'Ignazio comunque mi era piaciuto. Cioè, se facciamo un confronto di Ignazio Quagliata non vedo grandissime differenze, anzi, D'Ignazio ha anche segnato e ha fatto anche delle buone prestazioni, però è stato bocciato, non si è ancora capito perché. Passiamo ai difensori centrali. Allora, Di Cesare 8, perché gol a parte, uno come lui in D è sprecato, magari un po' svogliato in alcune partite, però insomma, se non si dà 8 a uno che fa 7 gol, su quanti ne ha fatti? 8? 8 sì. Gol, insomma, 8, quindi come il numero di gol segnati. Caccioli 5,5, mezzo punto in più perché nelle ultime partite si è ripreso un pochino, però tanti errori, troppi gol regalati agli avversari, quindi un 5,5, diciamo un mezzo voto in più appunto per le buone prestazioni nell'ultimo periodo. Matera 6, bene per un girone e mezzo, poi diverse falle nell'ultima parte di campionato, quindi Di Cesare 8, Caccioli 5,5, Matera 6. Luca. Allora, per me Cesare va sul 9 perché ha fatto una stagione troppo importante, forse uno dei migliori in termini di rendimento, e quegli 8 gol pesano tantissimo perché ne ha fatto anche qualcuno decisivo in momenti importanti di alcune partite delicate, quindi credo sia giusto, insomma, concedergli questo voto. Per quanto riguarda Matera, anche per lui direi mezzo voto in più, perché è vero, nelle ultime gare era stato un po' più impreciso rispetto al solito, ma penso che comunque il suo campionato sia un campionato di alto livello. Passiamo al centrocampo. Allora, Amlili 7, motorino inesauribile, che però nell'ultima parte del campionato non mi ha convinto del tutto, meglio, non mi convince del tutto in ottica Serie C, insomma, detto in parole povere, non mi fiderei del tutto di un Amlili titolare inamovibile in Serie C. Deve esserci in Serie C, però magari un'alternativa la cercherei. Bolzoni 6 perché è vero, grande inizio, però poi si è proprio scaricato, e da uno col suo passato mi sarei aspettato ben altro campionato. L'Angella 6, ragazzo bravo in fase realizzativa, 3 gol per lui, tra l'altro l'altro giorno mi ha chiamato un collega di Pisa per avere notizie su questo ragazzo, un giocatore di proprietà del Pisa, e a lui ho detto quello che sto dicendo a voi: bravo in fase realizzativa, però quasi assente nella zona nevralgica del campo, si è notato poco. Feula 5, non pervenuto. Quindi Luca, Amlili 7, Bolzoni 6, L'Angella 6, Feula 5. Anche qui
diciamo, dare il mezzo voto in più ad Hamlini, perché è vero, magari un piccolo calo, ma secondo me è più che fisiologico, perché insomma, voglio dire, dopo tutte le partite disputate quest'anno ci può stare con l'ultimo periodo, però per quanto riguarda il suo campionato penso sia stato di altissimo livello. Ti vado a leggere qualche messaggio. Sì, ce ne sono anche su Speaker, vai. Allora, c'è Carlo che ci scrive: per me la scelta su Cornacchini è stata presa, si aspetta soltanto la fine della stagione. Poi c'è Giuseppe da Bari che ci scrive: Paul o non Paul, secondo me se proprio bisogna cambiare allenatore si punti su un profilo top, altrimenti avanti con Cornacchini. Poi c'è Boris che ci scrive: il Bari può vincere la Paul Scudetto? Personalmente vorrei vincerla. In Serie C bisogna intervenire in tutti i ruoli. A lui si merita un 7 per come ha giocato. Hamlini e Bolzoni meritano di più. Mentre sulla nostra, tra poco parleremo anche di Toto allenatore, che ci sono tanti nomi che stanno circolando. Allora, Galletti ci scrive: secondo me la Pool Scudetto sarà decisiva, perché in caso di vittoria sarebbe difficilissimo non confermare Cornacchini, e viceversa in caso di brutta figura. Nel frattempo la società vigilerà su quelli che potrebbero essere i papabili sostituti, tra cui ci sarà anche qualcuno impegnato nei playoff con l'attuale squadra, vedi Auteri. Luca, questo è un passaggio giusto sottolineato dall'utente, dal radioascoltatore. Sì, assolutamente. Insomma, vedremo come, quali saranno le evoluzioni anche per allenatori che in questo momento sono impegnati, diciamo, anche in altri tipi di percorsi. Passiamo all'attacco con il nostro pagellone di fine campionato. Piovanello 6 e mezzo, i mezzi ce li ha. Si vede che non è un ragazzo da Serie D o da Serie C, però deve crescere ancora molto, specialmente in zona gol. Brienza 5, non me ne voglia il grande Ciccio, ma io da lui mi aspettavo ben altro campionato, mi aspettavo almeno 10 gol, prestazioni sublimi, assist, invece sinceramente non ha fatto nulla di tutto ciò. Liguori 6 e mezzo, poco spazio, però l'ha sfruttato a dovere, si è fatto trovare pronto e mi ha ben impressionato questo ragazzo scuola Napoli. Iadaresta 6, da riserva ha fatto il suo in rapporto anche ai minuti giocati. Pozzebon 4, anche se continuo a credere che non sia il bidone che molti descrivono, però oggettivamente ha combinato davvero poco. Simeri 7, sbaglia tanti gol, però ne segna anche tanti e anche tanti assist. Sicuramente il miglior attaccante e la miglior punta centrale in rosa, anche da premiare per il gran movimento. Floriano 7 e mezzo, per fortuna che c'era lui quest'anno, altrimenti la noia sarebbe aumentata a livelli esponenziali. Peccato per alcune pause in trasferta, ma in casa l'ex Foggia ci ha fatto assolutamente divertire. Neglia 7, penalizzato dalla regola degli under, ha comunque fatto un gran bel campionato. Quindi riepilogando: Piovanello 6 e mezzo, Brienza 5, Liguori 6 e mezzo, Iadaresta 6, Pozzebon 4, Simeri 7, Floriano 7 e mezzo, Neglia 7. Luca, dico io, c'è da dire anche che io ho cercato di rimuovere, ma tu sei proprio cattivo, diciamo, nelle cattivo nelle tue pagelle. Su chi? Brienza, no? No, nel senso, no, beh, a parte Brienza, diciamo che io avrei dato ancora una volta un voto in più a Floriano, perché è vero che fuori casa qualche volta è venuto, ma tante volte, Luca, è venuto a mancare diverse volte, però come dicevi in casa ha dimostrato di poter fare praticamente tutto ciò che voleva. Poi sulle altre valutazioni sono d'accordo. Su Brienza, diciamo, bisognerebbe aprire un capitolo a parte. Diciamo che, considerando tutti i fattori, è vero, ci aspettavamo qualcosina in più, però non sarei, diciamo, così severo nei suoi confronti. Ma ripeto, noi dobbiamo valutare quello che si vede in campo, e quello dobbiamo anche, ci sono da considerare gli infortuni, i problemi fisici, però noi dobbiamo valutare quello che si vede in campo. Alessio ci scrive: concordo sui voti, meno che di Cesare, è assolutamente il migliore, è stato il vero leader in campo, quindi voti più alti per di Cesare, va bene. Roberto ci scrive: mettiamoci l'animo in pace, la società è seria e di principi morali, sicuramente rinnoverà il contratto di Cornacchini. D'altronde anche Allegri dice le stesse cose di Cornacchini. Se ci sono delle similitudini tra Cornacchini e Allegri, soprattutto per come
fanno giocare le proprie squadre. Vabbè. Per quanto riguarda Cornacchini, il voto dobbiamo darlo anche a lui, anche se l'avevamo dato venerdì scorso insieme a Giancarlo De Peppo. Per me è un 6, un 6 merita la sufficienza perché ha centrato l'obiettivo, ma bisogna anche dire che aveva a disposizione una fuoriserie. Non è vero, l'abbiamo detto più volte, anche se si continua con questa storiella che lui è stato penalizzato perché la squadra è stata costruita dopo, non è assolutamente vero, abbiamo le testimonianze degli altri giocatori, dirigenti, giornalisti delle altre squadre. Il 90% delle squadre di questo campionato sono state formate in ritardo, alcune anche dopo il Bari, quindi questa favoletta deve finire, però si continua a dire questa storia qua. Quindi, tornando a Cornacchini, non ha mostrato grandi qualità da tecnico, alla fine l'ha detto pure lui, palla lunga per i Floriano, i Neglia, i Simeri della situazione, con la speranza che questi potessero risolvere la partita, è quello che è accaduto. Quindi da tecnico io devo valutarlo come tecnico, secondo me non ha mostrato assolutamente nulla, quindi un 6 che è dettato appunto dall'obiettivo raggiunto. Luca. Beh sì, diciamo che per quello che è, quella che è stata la gestione del gruppo, la gestione delle risorse a disposizione, merita sicuramente qualcosina magari in più della sufficienza, ma non più di per quella che è stata del gioco espressa dalla sua squadra. Intanto ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, sperando insomma, che questo pagellone sia stato gradito, quindi aspettiamo anche i vostri altri commenti su quello che abbiamo appena detto, perché si continua a parlare di allenatori anche su orgogliobarese.it. Stanno venendo fuori tanti nomi, leggiamo i commenti degli utenti così andiamo insieme a scoprire i nomi di questi papabili. Carlo66: sarei propenso per un allenatore che conosce bene la Serie C, tipo Tesser, Auteri o Caserta. Poi Stemas: dato che al momento parliamo di aria fritta, io preferirei un Auteri, gran conoscitore della categoria e che fa giocare bene le sue squadre. Poi Vicky 978: anche Calabro sarebbe un profilo allettante. Calabro, che se non sbaglio è vicino all'Esonero, credo sia la Viterbese, non ricordo bene, ho letto stamattina qualcosina scritta dal nostro amico Nicolo Schira. Solo Bari 1975, io anche quest'anno ci spero, rivorrei Torrente. Poi qui Will Fish: si è parlato anche di Juric, sì, ne ha parlato Sport Italia. Poi GG70 Bari: se dobbiamo guardare avanti, l'idea Bigica non dispiacerebbe neanche a me, ma per favore vediamo personaggi ormai stagionati come Castori. Luca, quale commento vuoi sposare? Beh, diciamo che il commento su Calabro mi sembra, diciamo, un commento interessante, perché comunque è un allenatore che già in passato era stato avvicinato alla panchina del Bari, nostro ospite l'anno scorso, eh? Esatto, sì, e credo che possa comunque rappresentare il profilo di un allenatore interessante che potrebbe far bene in Serie C. Se non sbaglio lui l'anno scorso era al Carpi, lo ricordo, sì, male, sì. Ma non ha fatto benissimo al Carpi, anzi, infatti poi è stato allontanato. Insomma, ha fatto quella buona stagione dove era lui al Francavilla, se non ricordo male. Al Francavilla, sì. Però poi non si è ripetuto né l'anno scorso né quest'anno, quindi diciamo quotazione in ribasso per Calabro. Vi ricordo il quesito odierno: quale partita memorabile volete rivivere qui a Tanto Non Capirai? E poi, secondo voi, la Pool Scudetto sarà decisiva per il futuro di mister Cornacchini? I vostri messaggi al 392 579 3945. E ora via la rassegna stampa, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, articolo dedicato a Ciccio Brienza, Bari e il suo folletto Brienza, questione di feeling ma anche di soldi. Il fantasista è nel cuore dei tifosi, ma la riconferma non è assolutamente scontata. Le nuove norme potrebbero spalancargli la permanenza, ma l'aspetto economico dovrà tenere conto dell'età e delle prove a singhiozzo. Luca, interessante questa analisi fatta sulla Gazzetta, perché tutto quello che vogliamo, il feeling con la piazza, l'amore dei tifosi, tutto quello che ha fatto, però bisogna tenere presente anche l'aspetto economico. Luca. Non sento Luca. Ora ti sento, Nicola. Ora sì, ok, vai, ora ti sentiamo. Non so se hai sentito la domanda. No, non l'ho sentito. Ah, la domanda era su Brienza, perché la Gazzetta parla di riconferma non certa, non scontata, perché bisognerà valutare anche l'aspetto economico. Beh, questa è una considerazione che facevo qualche settimana fa. È chiaro che è giusto
magari pensare che sia Brienza a prendere una decisione sul proprio futuro, però questo è un fattore che bisogna necessariamente tenere in considerazione nella scelta, perché insomma, arrivato a 40 anni è giusto che la società faccia delle riflessioni e decida appunto se è il caso o meno di, possiamo dirlo tranquillamente, continuare a pagare uno stipendio pesante. Comunque un calciatore di 40 anni, per quanto importante, per quanto sia un calciatore ormai bandiera per, certo. Perché per comunque non ha fatto un gran campionato, dobbiamo dire anche questo, come è scritto anche sulla Gazzetta. Intanto Daniele ci scrive: se giochiamo nel girone meridionale mi piacerebbe uno come Dino Bitetto. Beh, Dino Bitetto insomma, meriterebbe una chance, perché comunque un allenatore serio, l'abbiamo avuto ospite qualche settimana fa, competente, umile, perché no? Gazzetta dello Sport, intervista a Floriano. Floriano: Bari, sono pronto a fare tanti gol anche in Serie C, le sue 13 reti hanno fruttato 11 vittorie e un pari, merito di un'orchestra che ha funzionato bene. Poi Corriere dello Sport, intervista al sindaco De Caro: grazie al Bari, grazie ai baresi, il sindaco De Caro celebra la Serie C, questo è solo il primo passo. Quindi parole al primo tifoso dei De Laurentiis, ma questo l'abbiamo detto più volte. Luca, Floriano, secondo te 13 gol in Serie D, in Serie C potrebbe avere più spazi, sicuramente giocare su campi un po' più grandi, secondo voi potrebbe fare anche meglio dal punto di vista realizzativo? Ma dal punto di vista realizzativo non credo che possa, diciamo, per quello che è il suo ruolo comunque da esterno, fare più di 13 gol, però quel che è certo è che Serie C penso possa comunque tranquillamente toccare la doppia cifra facendo prestazioni di alto livello. Ecco, non credo, ecco, che lui in una costruzione di squadra di Serie C rappresenti solo ed esclusivamente un'alternativa di lusso. Secondo me Floriano anche in Serie C può rappresentare un elemento cardine della squadra. Poi, ovviamente molto dipenderà dall'allenatore, dal modo di giocare, perché se arriva un Oteri, secondo me gli può fare anche più di 10 gol uno come Floriano, dipende. Poi se arriva uno come Castori o restano come Cornacchini è un altro tipo di discorso, però quanto sarebbe bello vedere Floriano giocare un Neglia, un Piovanello, con un modo magari più offensivo, con delle giocate anche studiate in allenamento, cosa che quest'anno non si è assolutamente vista. Allora, con la rassegna stampa chiudiamo la prima parte di Tanto lo capirai, abbiamo la seconda, quella dedicata alla partita memorabile di questa settimana. La partita che abbiamo scelto è, come detto, Bari-Monza 3-2 del 18 giugno 1989, una partita epica. Chi c'era sicuramente potrà confermarlo. Riviviamola insieme grazie al servizio Rai dell'epoca. Tanto non capirai. Due sono i Brianzoli a passare per primo in vantaggio con Lassaini, ma vengono raggiunti da un rigore trasformato da Monelli. Il 2-1 per i pugliesi porta alla firma di Terracenere, poi una invasione pacifica. Alla ripresa del gioco il Monza accorcia con Fontanini e Scarafoni poi fissa il risultato sul 3-2. Il Catanzaro... E allora queste le emozioni di quella che può definirsi una partita di altri tempi. Per riviverla nei dettagli siamo in collegamento con chi quella partita l'ha giocata e soprattutto decisa. Saluto e ringrazio per essere con noi l'ex attaccante del Bari, Lorenzo Scarafoni. Ciao Lorenzo, benvenuto che a Tanto lo capirai. Ciao, su Radio Barcarossa. Allora Lorenzo, cosa si prova a segnare un gol al 90esimo all'ultima giornata di campionato con tutti quei tifosi presenti a bordo campo? Questo te lo ricorderai. Sì, me lo ricordo sicuramente, è un'emozione incredibile, un ricordo ora fantastico, perché appunto, come dicevi tu, un calcio d'altri tempi, non si potrà mai più vedere ora tutti quei tifosi a bordo campo che ti abbracciano e ti trasmettono quel calore che solo poche piazze, tra cui Bari, può trasmettere a noi protagonisti, a noi giocatori. Quindi si diventa un tutt'uno, no? E quindi niente, fa la grande soddisfazione, rimane sempre un bellissimo ricordo per tutta l'atmosfera che c'era intorno. Ecco Lorenzo, ricordiamo scusami, per i più giovani, il perché dell'importanza di quella partita, cosa c'era in palio? Magari per chi non se lo ricorda, o chi non era ancora nato. C'era in,
occupare il primo posto per poi disputare la Mitropa Cup. C'era il Genoa. C'era il Genoa che insidiava, diciamo, il primo posto, e quindi vincendo quella partita, diciamo, ci siamo aggiudicati la possibilità di andare oltre alla promozione in Serie A, logicamente, la possibilità di partecipare alla Mitropa Cup. Che poi, ovviamente, come sappiamo tutti, si è aggiunta. Abbiamo vinto, sì. Ecco, in questi giorni a Bari è festa promozione, Bari che è tornato in Serie C. Raccontaci quella festa a promozione. Cosa accade dopo il fischio finale dell'arbitro Stafoggia di Pesaro? Ma fu una grandissima festa, sia negli spogliatoi, sia poi a seguire, a cena, con tutta la società, con tutti i giocatori, le famiglie ed anche i tifosi. Diciamo che Bari da questo punto di vista è coinvolgente. Poi ora magari, ecco, sicuramente ci sarà una festa altrettanto bella, ma credo che quel calore, quella genuinità, chiamiamola così, esatto, che c'era a quei tempi, probabilmente oggi non c'è, e quindi comunque sia auguro anche a questi ragazzi e a questa società e a tutti i tifosi del Bari di festeggiare questa promozione, perché è pur sempre una promozione, ecco. Lorenzo, ti leggo qualche messaggio dei tifosi presenti quel giorno. Sono messaggi dalla nostra pagina Facebook di orgogliobarese.it. c'è Leonardo che scrive: atmosfera surreale, già promossi ci si giocava con il Genoa al primo posto, come abbiamo detto, e la partecipazione alla Mitropa Cup. Gli ultimi minuti si fece fatica a giocare con la gente attorno al campo. Il terzo gol, il tuo, arrivò a tempo scaduto e tutti entrarono in campo per festeggiare, con il dubbio che la partita non fosse terminata regolarmente. Negli spogliatoi l'arbitro confermò la regolarità del punteggio. Anche questa è una storia particolare, no? No, è vero, è vero. È vero, perché poi l'arbitro fece riprendere per circa 30 secondi la partita dopo l'invasione di campo, dopo il gol, perché solo che non avevamo più le maglie, e quindi il magazziniere... E il mitico Dino andò a riprendere le maglie sotto, un'altra muta di maglie praticamente per riprendere la partita, e poi via, via di nuovo 30 secondi e via le maglie, un'altra muta di maglie è andata. Mentre Mirko ci scrive: ricordo come se fosse ieri il mal di testa che mi venne dopo l'esultanza per il gol di Scarafoni. Quindi sei anche colpevole di mal di testa. Sono colpevole di qualche tifoso. Partita comunque dalle mille emozioni, contro un Monza per nulla rendevole, che in attacco aveva tre ragazzini che poi hanno fatto una carriera niente male. Ti ricordi che giocavi in attacco in quel Monza? Mi sembra che c'era Casiraghi, sì, se non sbaglio, nel sì. Casiraghi, poi due fantasisti niente poi... male. Aiutami. Giovanni Stroppa ah, ecco, e Anselmo Robbiati. Sì. Erano all'inizio della carriera, però giocatori. Ma comunque... noi avevamo Maiellaro, Berrone, Bergossi, eravamo più forti, via. Assolutamente. Quello che ti chiedo, l'abbiamo detto prima, partita di altri tempi. Secondo te una partita del genere in questo periodo, in quest'epoca, con i tifosi a bordo campo, avrebbe avuto una sarebbe proseguita oppure sarebbe stata interrotta? No, assolutamente. Ora appena e tre punti di penalizzazione, mia, magari. Sì, no, vabbè, ora siamo un po' fuori dal mondo in tutti i sensi, ma questo dipende anche dalle persone che invadono il campo, cioè che dipende anche da noi stessi, quindi purtroppo quella serietà per certi versi sportiva o rispetto che c'era prima per il mondo del calcio oggi non c'è più, quindi va in automatico che le istituzioni o chi gestisce il calcio in questo momento non permetta tali situazioni. Altre cose. La tua prestazione invece in quella partita, subentrasti al 54esimo al posto di Maiellaro, oltre al gol? Mi ricordo poco, mi ricordo solo quel gol perché già eravamo in festa, insomma, anche perché la promozione era avvenuta e tutto, e quindi fu una cosa in più, ecco, che ci diede, e quindi una bella soddisfazione e un grandissimo ricordo.
Quel pomeriggio, a noi piace ricordare anche le formazioni, quel pomeriggio il Bari scese in campo con Mannini, Loseto, Carrera, Terracenere, Detrizio, Armenis, Perrone, Di Gennaro, Monelli, Maiellaro, Urbano, subentrarono Francesco Fonte e appunto Lorenzo Scarafoni. Ecco, prima hai parlato di qualche tuo compagno di squadra, ti chiedo qual è il più forte di quel Bari e con chi legasti maggiormente? Ma il più forte, trovare il più debole, che ero io, e gli altri erano più forti. Avevamo Di Gennaro, c'era Maiellaro, c'era Perrone, che giocò poco purtroppo quell'anno perché si era fatto male al ginocchio, Bergossi, poi dimentico sicuramente qualcuno, c'era Carrera, che poi ha dimostrato di aver fatto anche Urbano, era molto importante Urbano, Giovanni Roseto, Giorgio Detrizio, c'erano i bareci forti, quindi ripeto, secondo me era una squadra che già in Serie A poteva tranquillamente fare un campionato di mezza classifica. Quindi era forte. Con chi ho legato di più? Sì. Ho legato di più con Mannini, con Di Gennaro, con i quali ancora mi sento, c'è un legame. E poi Baresi, ogni tanto quando torno a Bari qualche volta, qualche visita con i Baresi stretti, insomma, ci sentiamo, ecco. Ecco, tu sei stato a Bari dal 1988 al 1990 collezionando 58 presenze e 6 gol. Cosa ha rappresentato per te la parentesi a Bari? Ma Bari è stata, in un primo momento, io venivo da un campionato in Serie A dove avevo fatto 7 gol e diciamo che mi avevano fatto capire che forse sarei andato a delle squadre importanti in Serie A. E in un primo momento è stata un po' una delusione venire a Bari, non lo ammetto, perché dopo l'Under 21, finisci il campionato Under 21, fai 7 gol in Serie A, quei tempi erano, insomma, ho sfiorato la convocazione in Nazionale A e tutto quanto, e poi ti ritrovi in Serie B a Bari. In un primo momento poteva sembrare una delusione, poi dopo, vivendo, diciamo, la realtà di Bari e tutto quanto, ho capito che non era una delusione, ma non poteva essere un trampolino di lancio. Purtroppo non sono stato, diciamo, all'altezza per vari motivi, un po' di infortuni, un po' di inesperienza, un po' di cose, non ho dimostrato quello che veramente potevo dare al Bari e anche a me stesso per una carriera migliore, ecco. Però ecco, lo ricordo sempre con grande piacere e quindi niente. Una bella parentesi. Lorenzo, la partita più bella con la maglia del Bari? La partita più bella con la maglia del Bari, ma forse questa qui è stata una bella partita. Mi ricordo una partita con l'Udinese, se non sbaglio, dove io non feci gol, però feci fare 2 gol. 2 assist. Se non sbaglio, 2 assist. E mi ricordo che fu una partita di altissimo livello perché l'Udinese aveva un'ottima squadra e mi ricordo che giocammo una bella partita, ecco, io ho un lontano ricordo, diciamo, ecco. L'Udinese di quei tempi era una signora squadra. Sì. Lorenzo, prima hai parlato di Serie A, della convocazione in Under 21, hai militato in tante piazze importanti, oltre Bari a quale sei più affezionato? Ma sono affezionato a Palermo, ma Ascoli è stato un po' dove sono cresciuto e nato, quindi va in automatico, no, questo legame. Però dove ho avuto delle bellissime esperienze è stato un po' dappertutto, però in particolare Palermo e Trieste ricordo con affetto. Poi sono stato bene anche a Pisa, a Cesena, un po' dappertutto, però ripeto, forse Trieste. Trieste perché è una città particolare, Palermo anche un po' simile a Bari, sono piazze calde, piazze dove si esatto. Vive il calcio, te lo fanno vivere come si deve, insomma. Hai appeso gli scarpini al chiodo nel 99, poi hai intrapreso la carriera di allenatore, poi all'improvviso hai smesso, come mai? Ma perché i meccanismi del calcio ultimamente sono un po' complicati. Sai, se fai parte di alcuni carri vai avanti, se fai parte di un altro non vai avanti. Io ho provato a fare qualcosa di mio, probabilmente non avevo le spalle coperte e quindi sicuramente io non sono un fenomeno,
ma sicuramente ci sono tanti altri come me che non sono fenomeni, che però magari hanno le spalle coperte. Purtroppo il calcio è cambiato, è diventato questo, quindi per fare l'allenatore ci vuole, sì, sicuramente ci vogliono delle qualità, carattere e tutto quanto, ma ci vuole anche chi ottimi sponsor, diciamo così, dai. Esatto, sì. Ma la tua una decisione irrevocabile, torneresti nel mondo del calcio? Poi ti chiedo di cosa ti occupi ora. Io dico sempre, se torno ad allenare torno in Serie A, quindi non tornerò mai più, credo. Quindi no, a parte gli scherzi, non credo che però ecco, come si dice, in certi casi mai dire mai, però ora sono molto lontano dall'ambiente. E non di cosa ti occupi, Lorenzo? Ma guarda, ho preso una concessione demaniale, mi occupo, diciamo, di turismo, c'ho un bagno al mare o un lido, come lo vogliamo chiamare, e quindi mi diverto molto a fare questa vita. Poi vivo sul mare, ho girato sempre città di mare, quindi senza mare non potevi stare. Che finire lì. Vi ricordo, esatto, che siamo in collegamento con l'ex calciatore del Bari, Lorenzo Scarafoni. Venendo ai giorni nostri, ti chiedo se segui un po' le vicende del Bari. Come abbiamo detto prima, biancorossi appena promossi in Serie C dopo il fallimento, un'estate abbastanza turbolenta. Ma sì, lo seguo attraverso i social, sinceramente, perché ho diversi amici e quindi magari loro pubblicano alcune cose, seguo i risultati, un po' tutto l'andamento, qualche critica, qualche complimento che fanno, e quindi mi regolo a secondo dei loro commenti. Ora è cambiato il modo di informarsi, quindi va bene così, lo seguo e mi fa piacere che appunto sia tornato, abbia fatto il primo passo. Ora c'è da farne forse altri due importanti. Ti chiedo se conosci Giovanni Cornacchini. Sì, siamo stati militari insieme, lui ha allenato la Fermana prima, sì, l'anno precedente al mio, io sono arrivato l'anno successivo, più o meno abbiamo avuto gli stessi risultati e quindi sì, lo conosco, un bravissimo ragazzo, è marchigiano anche lui, sì, anche se marchigiano del nord, credo. Io sono del sud. E comunque no, un bravo allenatore, un buon tecnico e credo possa continuare anche in Serie C. Ancora non sono informato, ma sì, può sicuramente fare anche categorie superiori. Lorenzo, sei d'accordo con chi dice che in un'eventuale scalata, quindi Serie D, Serie C, Serie B e speriamo Serie A, il passaggio più difficile sia proprio quello dalla Serie C alla Serie B? Dalla Serie C alla Serie B è probabile, perché sì, ci si può perdere se non si parte bene, però io credo che se una società è ben organizzata, con una piazza come Bari, credo che non dovrebbe avere assolutamente problemi. Però ripeto, ci vuole sempre serietà e organizzazione nel calcio. I nomi sono importanti fino a un certo punto, quindi credo che chi debba fare questo doppio salto, triplo salto, quello che è, deve pensare all'organizzazione e organizzarsi bene. Tutto qua. Lorenzo, prima hai parlato di tuoi amici baresi, qualche volta vieni a Bari, noi ad ogni intervista, ad ogni fine intervista facciamo una sorta di test sul dialetto barese, ti ricordi qualche frase, qualche parola? Perfetto, complimenti, guarda, quasi da barese del posto. Sì, mi diverto, ogni tanto mi diverto con qualche battuta barese. Complimenti. Infine, Lorenzo, ti chiedo se vuoi dire qualcosa ai tifosi del Bari che ci stanno ascoltando. Niente, li ringrazio per l'affetto che mi hanno sempre dimostrato e gli auguro di avere sempre più grandi soddisfazioni. Tutto qua. Perfetto, Lorenzo, noi ti ringraziamo Lorenzo Scarafoni per essere intervenuto ai nostri microfoni. Lorenzo, noi ti facciamo in bocca al lupo per la tua attività, però chissà, noi speriamo di vederti in panchina prima o poi, va bene? Mai dire mai. Mai dire mai, grazie a Lorenzo Scarafoni, grazie mille. Tanto non capirai. E questo Lorenzo Scarafoni che ci ha ricordato veramente una partita epica, una partita di altri tempi. Abbiamo, tra l'altro, nella replica vedrete anche il filmato che è già presente su Orgoglio Barese, sulle nostre pagine Facebook. Luca, in pratica
era l'ultima partita, il Bari era già promosso in Serie A, però vincendo avrebbe superato il Genoa, quindi avrebbe acquisito il primo posto in classifica e la partecipazione alla Mitropa Cup, che poi il Bari, come sappiamo, ha vinto. E in pratica, dopo il secondo gol, tifosi del Bari, in pratica tutti a bordo campo, partita che, come diceva anche Lorenzo Scarafoni, in questi tempi avrebbero sicuramente annullato. Invece, ad ogni gol del Bari, i tifosi entravano in campo, poi uscivano, una cosa veramente d'altri tempi. Diciamo che era un calcio d'altri tempi per una serie di motivi. Per una serie di motivi, infatti, come diceva anche dicevamo con Scarafoni, magari di questi tempi avrebbero dato i tre punti di penalizzazione, sarebbe successo di tutto. Però lui dice, cosa bella, perché i tifosi a bordo campo erano un tutt'uno con noi, nulla da togliere alla festa del Bari in Serie C, però allora c'era più genuinità. Beh sì, era un modo di approcciarsi diverso alla partita, al calcio in generale, sicuramente un calcio più vero, più spontaneo, come detto, per una serie di ragioni che insomma conosciamo molto bene. Scarafoni, che ha iniziato la carriera da allenatore, poi carriera che ha deciso di interrompere perché ci ha detto una cosa che purtroppo conosciamo, purtroppo nel calcio avviene. Lui ha detto, insomma, per fare il tecnico a certi livelli devi avere le spalle coperte, devi avere chi ti sponsorizza. E lui poi è stato un po' cattivello, giustamente, ha detto, io non sono un fenomeno, però ci sono tanti allenatori che allenano magari anche squadre importanti che magari non sono fenomeni, però sono lì perché hanno avuto la benedizione da parte di qualcuno. Beh, questo sì, sicuramente avviene, e magari non a livelli altissimi, ma a livelli medio-alti avviene anche da parecchi anni, quindi è un fenomeno sicuramente diffuso. Intrecci, insomma, tra lato sportivo, lato di sponsorizzazioni, ce ne sono e come. Oppure ci sono quelli tipo Fabio Grosso che hanno il nome, quindi sei un campione del mondo e quindi in automatico ti ritrovi ad allenare in Serie B senza fare la gavetta. Ma ci sono tanti altri nomi che potrei fare. Un altro, Inzaghi, Filippo Inzaghi, per me un allenatore mediocre, però ha allenato addirittura subito il Milan, così senza aver fatto nulla. Scarafoni, che è stato compagno di Cornacchini, hanno fatto il militare insieme, secondo Lorenzo Scarafoni potrebbe fare bene anche in Serie C, e questo lo vedremo un pochino, prima di tutto se verrà confermato e poi se farà effettivamente bene in Serie C. Intanto Alessio ci scrive, a tal proposito, la Serie C è un'altra storia, vedete il Catania che da anni che non riesce a vincere, in D stanno salendo tutte le nobili decadute, c'è stata la rimonta dell'Avellino, Modena, quindi giustamente alert su questo aspetto. Insomma, dalla D alla C è quasi scontato il passaggio, però poi, come stiamo dicendo da parecchi mesi, il bello viene assolutamente ora. Bene, è tutto per questa puntata di Tanto Non Capirai. Luca, appuntamento a giovedì 2 maggio, domani ovviamente non andiamo in onda perché è giorno rosso, il 1 maggio. Sì, buona festa dei lavoratori a tutti, un saluto a tutti i tifosi del Bari, ci riascoltiamo giovedì. Rinnovo quindi l'appuntamento per giovedì 2 maggio, sempre alle 14, sempre qui su Radio Biancorossa, la casa dei tifosi del Bari. Forza Bari e ciao! Senti questa voce, chi tanto non capirai.